Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. Mi fa molto piacere parlare di un progetto che vi andrò a raccontare che va avanti dal 2018 e che è quello per l'appunto del Parco della Reggia di Rivalta. Allora, ho una presentazione breve, volevo solo contestualizzare anche chi sono e chi rappresento. Io mi chiamo Francesco Garofalo, sono il fondatore dello studio Open Fabric, uno studio olandese fondamentalmente da qualche mese a questa parte è diventato anche italiano. Io sono italiano, stavo guardando qua in giro tra i libri di architettura del paesaggio, ho visto tanti autori a me cari e professori dei miei studi di paesaggio a Genova una decina di anni fa. Noi siamo qua a parlare di un giardino storico. E quindi vi racconterò quello che è stato il nostro approccio per il progetto della Reggia di Rivalta, ma arriviamo da un background di progettazione che vorrei definire soprattutto di spazi contemporanei. Passiamo dalla progettazione di materiali a installazioni che possiamo definire artistiche, in questo caso un progetto che parla al contesto d'Esio. Oppure tutta una serie di spazi pubblici che abbiamo realizzato, in questo caso in Olanda, ad Amsterdam e a Laia. Poi passiamo anche a sviluppi regionali urbani a scala più ampia. Fino a, e qua chiudo la breve introduzione di quello che facciamo, lo dico con orgoglio perché sono cresciuto a Genova, il piano del verde che abbiamo consegnato un mesetto fa per, appunto, per la città di Genova. Allora, il Parco della Reggia di Rivalta è un progetto che per noi e per tante persone è di fondamentale importanza. È nato nel 2018 attraverso un concorso internazionale di idee a due o tre fasi, in cui abbiamo partecipato noi Open Fabric con un gruppo di lavoro costituito da noi, Carpa, architetti e paesaggisti genovesi, e FM Ingegneria. Insieme abbiamo fatto una cordata che ho avuto la fortuna di guidare per proporre una nuova visione di quello che sarà il parco della Reggia di Rivalta. Immagino molti di voi lo conoscano. Si parlava di dimensione, prima sentivo 30-32 ettari, qua siamo su 24 ettari di parco. E la questione del restauro, valorizzazione, della riprogettazione era il tema decisamente più critico, perché la comunità locale ha giustamente un'idea di quello che quel parco è stato, un giardino, la chiamano la piccola Versailles, e però negli occhi quello che questo parco è. Una grossa porzione di territorio agricolo, che però è molto utilizzato dagli abitanti di Reggio Emilia, che ci vanno a correre, ci vanno a passeggiare. È una tabula rasa dove emerge qualche elemento. Qua vedete nella fotografia la grande vasca ovale sulla destra, il muro perimetrale, che è fondamentalmente dove ci sono queste alberature, e poco più. Anche se diciamo, ad oggi siamo andati a scavare, abbiamo trovato delle fontane, delle grosse fontane ovali che ci auguravamo di trovare. Il tema è ovviamente critico e abbiamo visto fino adesso progetti che hanno risposto in maniera molto diversa a questa domanda: tenere, mantenere e se mantenere come. La nostra presa di posizione è stata fondamentalmente descritta in questo diagramma qua. Facevo vedere questa citazione, insomma, ci sono tante citazioni che mi stanno a cuore, questa è quella di Corbone dell'83, in realtà non dell'85, che dice: il paesaggio è un palinsesto, il risultato di un lavoro incessante di stratificazione e riscrittura da parte di processi naturali e interventi umani. Cioè, vedere un territorio come una serie di segni. Aggiungerei segni tangibili, come la vasca che vediamo qua davanti, o segni intangibili, come diciamo, il segno nella memoria dei cittadini di questo parco che nessuno ha mai visto, ma che è esistito. Che è esistito
sotto forma fondamentalmente di questo disegno che ci è stato tramandato, che è il disegno del 1751 del Tacoli. In fase concorsuale, credo che poi questo ragionamento sia stato lo strumento poi per provare a convincere o portare avanti una lettura di questo parco, di questo paesaggio, che devo dire è una lettura specifica di questo parco. Cioè, non mi faccio portatore di una filosofia che vado ad adattare ad ogni progetto, bensì è una lettura che sa essere contestuale e sa cambiare ogni volta. Forse l'unica cosa, insomma, la filosofia è chiedersi più volte, con tanta autocritica, come operare in un territorio, ma il risultato per me possono essere completamente diversi. Vedi Sala Baganza, il progetto che è stato mostrato poco fa. È un progetto che ha qualcosa di simile. È stato ritracciato un parco che non c'era assolutamente più, c'erano i campi agricoli. Tornando qui, ovviamente con un interesse comunicativo e chiaro, perché in un concorso internazionale quello che succede, o in un concorso pubblico in generale, quello che succede è che una giuria ha poco tempo per guardare tanti progetti, quello che abbiamo proposto qua è la lettura del palinsesto, quindi quella è una scala temporale, e noi siamo andati a identificare tutte le storie che questo parco ha avuto. È stata, insomma, andando nell'architettura, anzi nell'archeologia naturale, diciamo, di questo sito, è stata una foresta planiziale, è stata una tenuta agricola, è stata la tenuta estense, è stata la reggia di Rivalta di cui si parla. In rosso vedete identificata in una scala temporale quando questo è esistito, quindi tra il 1780 e il 1790. Per poi passare a una successione di abbandono e agricoltura, abbandono e agricoltura, dove fra l'altro fa diciamo, le specie coltivate sono passate alcune eccellenze locali come vitigni specifici, che sono fra l'altro adesso frutto di conservazione. Abbandono, agricoltura fino a diventare nel 2004 un parco pubblico fino al 2018, poi concorso per progettare questo parco pubblico. Quindi il messaggio di questo diagramma cosa voleva dire? Noi sappiamo, noi prendiamo atto e noi rispettiamo la storia che ci viene tramandata, che è questa. Ma se pensiamo a questo paesaggio, in questa lettura di palinsesti, di tutte queste tracce, c'è molto di più, è molto più ricco. Parlando anche di agricoltura, parlando anche di abbandono. Anche l'abbandono ha, per tanti aspetti, dal punto di vista di biodiversità, dei valori, che forse non è quello che andremo a ricercare, però ha un valore, non ce l'ha magari in una lettura fortemente storica e conservativa. Ci sono tante storie sovrapposte. Ecco, il nostro progetto vorrebbe rispettarle tutte, vorrebbe, con libertà interpretativa, vorrebbe citarle tutte. Questo ovviamente partendo da quello che è stato questa piccola Versailles, che però, ripeto, seppure è il punto di riferimento, questa realtà è esistita solo per 10 anni nella storia di questo territorio. Questa è la nostra proposta progettuale, che, diciamo, mi sono permesso anche di fare una genesi di ridisegno. Che vi andrò a descrivere fra poco. Ovviamente noi andiamo accuratamente a rispettare i manufatti che sono rimasti e che consistono nel muro perimetrale, che andiamo a valorizzare, andiamo a mantenere come reperto archeologico, il muro perimetrale, il belvedere, la vasca ovale, il giardino segreto, tutto ciò che c'è. Il pochissimo che c'è lo andiamo a mantenere, per poi proporre un'opera, diciamo, un esercizio di ritracciamento, cioè tanto di questa identità della piccola Versailles, la chiamerò così, è proprio in questo tessuto di percorsi fortemente simmetrici e diagonali che crea queste losanghe. Ecco,
La libertà interpretativa che ci siamo presi è nel ridisegnare qualcosa che praticamente non c'è mai stato, non c'è traccia. Abbiamo fatto tutti i saggi possibili. Ci basiamo solo su un ridisegno che ci è stato tramandato, che anche poi autori stessi mettono in dubbio per certi aspetti. Abbiamo ritracciato i percorsi esattamente dove erano, con l'unica variabile della dimensione dei percorsi, che siamo andati a reinterpretare e a rendere omogenea. All'interno di queste nuove losanghe, che sono nuove, ma sono ritracciate sul giardino che fu, andiamo a inserire un seminativo fiorito che vuole rispondere alla natura agricola del territorio. È stato ed è un progetto molto discusso dai tempi del concorso in poi. E poi oggi si parla anche di PNRR, si parla di fondi, si deve anche pensare alla fattibilità di certi lavori, perché questo non può diventare la Reggia di Caserta, non lo è fra l'altro, ma non ci sono i soldi a disposizione per fare un progetto di questo tipo. Quindi poi abbiamo avuto tanti incontri con la comunità e siamo in un paese meraviglioso dove a tutti sta a cuore il patrimonio. E quindi sono state sessioni molto interessanti, fino ad arrivare a un punto che, diciamo, ai più è risultato soddisfacente, senz'altro a noi e senz'altro al nostro cliente, vorrei dire. A noi interessava anche l'idea di poter rendere un paesaggio agricolo accessibile. Tutti guardiamo da automobile, in autostrada, dai treni, dagli aerei, questi paesaggi agricoli che caratterizzano gran parte del nostro territorio, ma non ci si può entrare, non sono accessibili, perché fondamentalmente sono dei grandi spazi privati. Ecco, il nostro progetto è un inno, in qualche modo, a entrare nel campo fiorito e poter accedere a un territorio che di solito si vede solo dal finestrino. Poi, passando insomma, agli aspetti più compositivi di organizzazione spaziale, il progetto è organizzato secondo un boulevard perimetrale, quindi vedete poi tutta una serie di citazioni anche implicite. Un boulevard perimetrale che rispecchia diciamo, l'architettura del paesaggio settecentesca, il giardino alla francese, nei materiali, nello stabilizzato, nel doppio filare che andiamo a proporre e che costeggia e valorizza uno dei pochi elementi che rimane, che è questo muro perimetrale tutelato. Di cui poi vi racconterò la realtà perché siamo in cantiere in questo momento. Anzi, lo dico qua perché questo è quello che ci immaginiamo attraverso una visualizzazione diventare il nostro boulevard perimetrale, uno spazio ombreggiato che dà la possibilità di guardare poi verso il parco agricolo. Il muro è considerato, ripeto, un bene da tutelare, un bene archeologico, ma lo è anche la sua relazione con la natura pioniera che ci cresce sotto. Ruskin, insomma, i riferimenti poi alla disciplina sono tanti. E non andiamo a, diciamo, in maniera specifica e limitata poi a consolidare il muro dove c'è necessità, se no lo lasciamo così com'è e siamo andati semplicemente a ripulirlo da uno strato di vegetazione che cresceva probabilmente da 2 secoli, tenendo magari qualche elemento più interessante. Il boulevard perimetrale è un'infrastruttura che collega alcune gravità, alcuni centri di interesse, da queste piazzette est e ovest, a quella che abbiamo chiamato la rotonda degli Olmi, il Belvedere, la vasca circolare, un refuso, l'abbiamo chiamato il prato da ballo, fino a collegare il parterre, che è la citazione, la baganza, più letterale a quello che è stato il parco della Reggia di Rivalta durante nel Settecento. Questo è quello che abbiamo chiamato il prato da ballo, nell'orecchia, diciamo, in alto a destra della planimetria che avete visto, e risponde a una nostra volontà di evitare ogni progettazione non necessaria, partendo dal presupposto che poi anche con la progettazione di qualche spazio pubblico che abbiamo avuto la fortuna di portare a termine,
Lo spazio vuoto, ben progettato, ma non troppo progettato, è l'infrastruttura principale perché si è utilizzato dalla popolazione, perché diventa una piattaforma che la comunità può utilizzare e organizzare eventi di vario tipo. Quindi qua vedete le sedie che sono in qualche modo una citazione anche questo al paesaggismo francese perché sono Luxembourg della Fermob, che insomma sono il Jardin de Luxembourg, la Tuileries, sono note. Il parterre. Abbiamo ridisegnato, astraendolo e semplificandolo, quello che è stato il parterre così come disegnato dal Taccoli. Non c'era una volontà di ridisegnare, diciamo, di avere un ricalco perfetto di quel parterre. Non ce n'era neanche la possibilità, ripeto, c'è una questione economica, ma non c'era la volontà. E siamo andati a semplificarlo rendendolo contemporaneo. Ovviamente poi le scelte vegetali sono basate su una ricerca botanica di quali specie potevano essere state utilizzate ai tempi. E come vedete, attraverso queste fontane siamo andati a scavare e abbiamo, come immaginato, ritrovato poi le due fontane ovali che caratterizzavano il parterre. Una, scusate, ho l'allergia, una è in condizioni discrete e riutilizzabili, quindi andiamo a creare una lama d'acqua di 1 centimetro, quindi di nuovo rendendo contemporaneo quello che è stata una vasca che funzionava in maniera diversa, ma abbiamo ottenuto il piano di campagna, diciamo, alla quota attuale, quindi ci si accede attraverso 2 o 3 gradini. Quindi ancora più chiaro sarà, diciamo, la sensazione di reperto che è a tutti gli effetti. La seconda vasca ovale invece non è nelle condizioni di essere riutilizzata e quindi andiamo a ricostruirla di nuovo in una maniera chiara, non ci sarà il dubbio di cosa è nuovo e cosa è originale, riproponendo però la simmetria originale del disegno del Taccoli. Vi parlavo del boulevard perimetrale. Il boulevard perimetrale è un'infrastruttura che quello che fa va a incorniciare il parco centrale, che è questa nostra citazione agricola, reso visibile attraverso queste pergole, che sono ovviamente zone ombreggiate, che possono essere utilizzate, dove ci si può sedere e che diventano elementi tridimensionali per cui poter vedere. Diciamo, percepire questo disegno a losanghe e diagonali che sennò non sarebbe percepibile perché la dimensione è ampia e, non, e ci sono molte poche possibilità di vedere con uno scorcio che fa comprendere poi il disegno diciamo, di tutto il parco. E questo è come ce l'immaginiamo. Allora, vedete che ci sono poi tutta questa serie di campi fioriti, che sono dei seminativi su cui siamo, adesso che siamo in DL, il cantiere è cominciato qualche mese fa e speriamo, dovrebbe essere finito fine primavera, estate, dell'anno prossimo. Stiamo ancora definendo, cioè abbiamo già definito ampiamente, ma siamo nelle condizioni di dover ridefinire i mix prativi, perché ovviamente è necessario che abbiano necessità di poca irrigazione. Stiamo parlando di 12 ettari, quindi tantissimi chili di sementi in un periodo dove sementi e dove materie prime ce ne sono molto poche. Se voi pensate, questo progetto è cominciato nel 2018, di quante cose sono cambiate dal 2018 in poi, e quindi su quante cose noi dobbiamo e abbiamo dovuto mettere le mani durante il processo progettuale. Il Covid, con tutto quello che ha comportato, la guerra e tutte le questioni, diciamo, legate alla crisi internazionale, prezzi, diciamo, tempistiche di trasporto. E vorrei aggiungerci che come terza incognita prevedibile, ma imprevedibile, per esempio il periodo di siccità che abbiamo attraversato fino a poco fa, le piante non sono recuperabili. Noi non possiamo recuperare dei semi, non esistono in quelle quantità perché semplicemente la natura è la natura e non ce ne sono, non sono state prodotte abbastanza piante, abbastanza semi e anche abbastanza piante. Chi ha l'occasione poi di lavorare con i vivai lo sa e
moltiplichiamo tutto questo per 240.000 metri quadrati e centinaia di alberi, stiamo facendo uno sforzo per poter, diciamo, accomodare tutte le richieste. Ecco, questo è quello che è successo in questi ultimi 4 anni. Quindi noi siamo l'airbag, noi progettisti, per provare a rispettare il disegno e la promessa fatta alla comunità, ma anche fare i conti con quella che è diventata la realtà. Qualche suggestione. Ecco, a me piace sempre sottolineare che questo parco è pensato per essere fortemente adattabile nel tempo, nel senso che adesso andiamo a mettere questo mix disseminativo, e forse sono un po' lungo, adesso concludo, ma ancora di più è una piattaforma utilizzabile negli anni e organizzabile nelle maniere più disparate. Può diventare un Euroflora, può diventare un grosso labirinto, diventa davvero questo grosso foglio dove poter riscrivere dei possibili scenari, che è il palinsesto. Noi non solo leggiamo un palinsesto, ma diamo la possibilità che questo possa cambiare nel tempo, lasciando liberi questi 12 ettari di essere poi progettati. Ovviamente noi l'abbiamo progettato, saranno campi fioriti, cromie diverse, ma possono diventare, per esempio, non so, campi sportivi, chi più ne ha più ne metta. Non dipende da noi, il nostro mestiere di progettisti, secondo me, è quello di non precludere possibilità e non fotografare e bloccare nel tempo qualcosa. Questo parco, diciamo, ne definiamo l'hardware, ma non ne definiamo il software, che sarà dinamico e cambierà e dipenderà poi da tutti i possibili scenari futuri. Chiudo con alcune foto del cantiere. Siamo adesso agli scavi, appunto alla pulizia, alla valorizzazione dei manufatti, dei pochi manufatti, e agli scavi per poi stendere i percorsi e quindi poi procedere con la realizzazione del parco. Grazie.